Andrea Abate, capitano Eagles Aprilia, è stato un bel esordio, insomma, dopo un avvio un po' faticoso, poi nel secondo tempo siete usciti e avete vinto abbastanza largamente. Sì, è stata una partita molto rognosa perché non riusciamo a sbloccarla grazie alla tanta densità difensiva della squadra avversaria. Però poi siamo riusciti a sbloccarla ed è stato tutto un po' più semplice. Ma quest'anno dobbiamo aspettarci tutte partite così, perché quando le altre avversarie incontreranno l'Eagles lotteranno fino all'ultimo, per cui dobbiamo aspettarcelo da tutte. Ecco, che tipo di campione dobbiamo aspettarci invece noi dall'Eagles? Noi sono 2-3 anni che purtroppo questa società non raggiunge quello che si merita. Tutti insieme ci siamo riuniti e siamo consapevoli delle nostre qualità e puntiamo a riprenderci tutto quello che in questi anni abbiamo perso. Quindi quest'anno si punta ad una pronta risalita? Quest'anno sì, però il campionato non si vince con le figurine, si vince col campo, per cui questo parla, e ci alleneremo ogni giorno e soffriremo ogni giorno per far sì che l'Eagles ristia dov'è il suo ruolo. Sì. Mister Iannaccone, l'esordio che un po' tutti si attendevano con questa vittoria, però è stato più difficile del previsto perché nel primo tempo non riuscite a sbloccarla questa partita. Sì, in effetti sapevamo, sai, la prima partita c'era un po' di tensione da parte nostra, abbiamo i riflettori puntati addosso, è inutile che ci nascondiamo, tutti aspettavano questi corsa Aprilia. Sì, il primo tempo abbiamo un po' sofferto un pochino perché comunque una squadra organizzata, ben messa in fase difensiva ottima, però poi una volta che abbiamo sbloccato la partita al 20° con un paio di gol, diciamo il secondo tempo, anche il risultato stesso 7-1, 8-1 se non sbaglio, il risultato finale, comunque tanto di rispetto per la squadra ospite che comunque fino all'ultimo ha giocato e ci ha messo in difficoltà. Niente, andiamo avanti partita dopo partita, sappiamo che non ci regalerà niente nessuno, soprattutto a noi, ma va bene così. In bocca al lupo. Grazie. Presidente Francesco Macone, presidente, giocatore di questa nuova realtà, un esordio un po' scottante, però insomma avete disputato una buona partita al di là del risultato finale che forse è fin troppo largo. Buonasera, no, il risultato non lo guardiamo, sinceramente non lo guardiamo, sapevamo che affrontavamo una delle squadre che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato. Rimane il rammarico perché comunque sul 2-1 potevamo riaprire la partita. Siamo stati puniti, l'inesperienza ci ha punito, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi, non c'ho nulla da dire veramente. Primo tempo buono, buona intensità difensiva, buona densità, nel secondo tempo forse avete accusato il colpo di quel 3-1, poi la squadra è calata improvvisamente. No, ma paradossalmente il secondo tempo, i primi 10 minuti sono stati quelli più belli, perché abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, abbiamo fatto il 2-1, abbiamo avuto occasione del 2-2 e in contropiede abbiamo preso il 3-1 che lì ci ha un po' spezzato le gambe. Poi comunque abbiamo fatto entrare dei ragazzi giovani anche per testarli anche. Però ripeto, no, siamo soddisfatti, non possiamo lamentarci. Complimenti veramente agli avversari che andranno avanti perché hanno una bella squadra. Vi presentate a questo campionato da matricola assoluta, insomma, questo è stato l'esordio assoluto della vostra squadra. Come è nata e quali sono, insomma, le ambizioni per questa stagione? È nata quasi per gioco inizialmente, nonostante la mia passione che ho per il calcio, ho deciso di buttarmi nel futsal anche affiancandomi a persone che avevano già esperienza decennale nel futsal. Quindi abbiamo iniziato questa avventura, ci presentiamo come matricola, però non vogliamo sorprendere perché io conosco i miei ragazzi e so che posso dare veramente di più, quindi sorprenderemo parecchie squadre. In bocca al lupo. Crepi.